Abbiamo appena trovato nel video precedente la formula che esprime la posizione del punto Q al passare del tempo. Questa formula è R coseno di omega t. Ora andiamo a cercare la formula che esprime la velocità V del moto armonico, cioè del punto Q, e troveremo questa espressione. La dimostrazione consiste nel proiettare la velocità del punto P, cioè questa freccia, questo vettore tangente alla circonferenza, sul diametro. La velocità del punto Q che stiamo cercando corrisponde a questo cateto di questo triangolo rettangolo qua. E si può dimostrare che l'angolo alfa uguale omega t, l'angolo alfa descritto dal punto P che sta ruotando sulla circonferenza, ce lo ritroviamo quassù nel triangolo rettangolo questo qua. Ce lo ritroviamo qui l'angolo alfa e noi cerchiamo questo cateto che è il cateto opposto all'angolo alfa. Quindi lo troviamo moltiplicando l'ipotenusa Vp per il seno dell'angolo alfa, così otteniamo il cateto opposto, cioè V. Quindi V è Vp sen alfa. V, questo cateto, è l'ipotenusa Vp per seno di alfa. Ma ricordiamo che la velocità scalare del punto P che si muove di moto circolare uniforme, questa velocità scalare è omega r, quindi Vp sen alfa diventa omega r sen alfa. C'è ancora da aggiustare il segno, perché noi con questa costruzione geometrica abbiamo calcolato la lunghezza di questo segmento V, ma dobbiamo tener conto che non ci interessa solo la lunghezza, ma anche il segno, in quanto per esempio in questa figura V è una freccia rivolta verso sinistra, quindi deve avere segno negativo, e noi con la costruzione geometrica che abbiamo fatto e il calcolo Vp sen alfa abbiamo trovato il valore assoluto, cioè il modulo di questo segmento, cioè la lunghezza. Non abbiamo informazioni sul segno. Il segno quindi dobbiamo aggiungerlo a parte e dobbiamo aggiungere un segno meno qua davanti, ottenendo perciò V, la velocità del punto Q, uguale meno omega r seno di omega t. Questa quindi è la formula e adesso andiamo a verificare che il segno meno soddisfa e giustifica il verso della velocità, verso destra o verso sinistra, in tutti e quattro i casi dei quattro quadranti. Infatti, quando il punto P si trova nel primo quadrante, quindi con angoli minori di 90 gradi, possiamo verificare anche con la calcolatrice che il seno dell'angolo alfa è positivo. E grazie al segno meno che abbiamo messo qua nella formula, la velocità è negativa, la velocità di Q, che è confermato questo dal fatto che va verso sinistra. La stessa cosa accade nel secondo quadrante, otteniamo una velocità del punto Q negativa, e questo perché il seno di un angolo compreso fra 90 e 180 gradi pure è un valore positivo. Quindi in questo caso l'angolo è questo, è un angolo tra 90 e 180 gradi, il suo seno è positivo. Viceversa, il seno di angoli superiori a 180 gradi è negativo. Qui l'angolo è di più di 180 gradi e qui è più di 270. Il seno di questi due angoli è negativo, quindi andando a fare il calcolo con la formula abbiamo seno negativo, ma il meno all'inizio della formula, quindi si compensa con il seno negativo e viene una velocità positiva, e giustamente, in quanto, come vediamo dalle ultime due figure, la velocità è un vettore rivolto verso destra. Quindi l'aggiunta del segno negativo all'inizio della formula fa funzionare bene il segno di V in tutti e quattro i quadranti. Un'altra dimostrazione più matematica comporta l'uso delle derivate. La velocità è la derivata della posizione, quindi prendiamo la formula della posizione, R coseno di omega t, la deriviamo. Quando andiamo a derivare il coseno otteniamo il meno seno, e trattandosi di derivata di funzione composta otteniamo anche un omega che esce fuori dal seno. Quindi il risultato è meno omega r seno di omega t, la stessa formula che abbiamo trovato con la costruzione geometrica. Infine vediamo che la velocità è massima, la velocità del punto Q, quando il punto Q si trova alle due estremità. Anzi no, quando il punto Q si trova a passare per il centro, come è logico, perché nel moto armonico i due punti estremi sono i cosiddetti punti di inversione del moto, sono i punti in cui per un attimo il punto Q si ferma. Quindi quando il punto Q arriva in A si ferma un attimo e poi torna indietro, quando arriva in B fa lo stesso, si ferma e torna indietro. I punti invece in cui Q sfreccia più veloce è quando passa al centro. Quindi la massima velocità di Q si ha al centro, quando sfreccia al centro, quando alfa è più o meno pi greco mezzi, quindi quando il punto P si trova quassù oppure quaggiù.
In quei casi, infatti, la proiezione della velocità di P è V, cioè V, la velocità del punto Q, in questi due casi particolari, coincide con la velocità del punto P. Il contrario accade invece quando il punto Q si trova all'estremità A e B. Infatti lì la velocità del punto P è un vettore sempre tangente alla circonferenza, diretto in verticale, e quando andiamo a farne la proiezione sul diametro orizzontale, questa proiezione non dà niente, cioè dà una velocità nulla del punto Q. Cioè il punto Q infatti si ferma per un attimo nei due punti estremi, V uguale a 0. Tutto questo è intuitivo, perché il punto Q abbiamo detto che quando passa nel centro ha la massima velocità, poi si ferma all'estremità, al centro ritorna con la massima velocità e poi si ferma per un attimo all'altra estremità. Pensiamo sempre a una molla che è bloccata nel centro con il punto P che è una massa appesa, e la molla fa oscillare il punto P avanti e indietro di modo armonico tra i due estremi A e B.